Kevin, è stato molto difficile costruire la stazione Croco. È vero, Leopold, ma troveremo un gran tesoro. Alla salute! Alla salute! Guarda, Leopold, sta arrivando Ernie. Che ci ha portato? Ehi, ciao ragazzi, in riva a fiume ho trovato un'antica pergamena, ora ve la mostro. Ecco ragazzi, chissà cosa ci sarà scritto. Amici, questa antichissima pergamena ci racconta che un gruppo di pirati trovarono un preziosissimo tesoro e, naufragati dopo una tempesta, lo seppellirono all'interno della miniera. Amici, non ci resta che trovarlo. Mettiamoci subito al lavoro. Leopold, non frangiare, ragazzi. Sì, Kevin, ma saremo ricompensati da un gran tesoro. Oh, che fatica. Sono già stremato. Ragazzi, usiamo questo tronco come leva. Ottima idea, Annie. Evviva, Evviva, ce l'abbiamo fatta! ce l'abbiamo fatta! Kevin, Leopold, ma ci serviranno delle torce. La miniera è molto buia, come faremo a vedere dentro? Ehi ragazzi, posso esservi d'aiuto? Chiediamo a John se ha dei tronchi per accendere delle torce. Ecco, forse questi possono fare al caso vostro? Grandioso, accendiamole con questo fuoco. Buona fortuna ragazzi, io resto di guardia alla stazione Croco. Ci vediamo presto. Guarda la porta, è la galleria molto profonda. La porta, guarda che ho trovato. La mappa del tesoro. Evviva, questa sì che è una bella notizia. Vediamo cosa c'è scritto dentro. Qui dice che il tesoro dovrebbe essere dall'altra parte della miniera. Allora andiamo, coraggio. Kevin, Kevin, corri. Cioè, qui c'è qualcosa che si muove. Forza, aiutami a tirarlo su. Evviva, abbiamo trovato il tesoro. Guarda quante monete d'oro. Leopold, ma come facciamo a portarlo via? Allora andiamo dentro la miniera. Ci sarà un baule. Guarda che ho trovato, forza, apriamolo. Un teschio. Di che sarà? Di un pirata? Forse di un pirata di cui narrava la leggenda. Forza, torniamo a casa, si sta facendo buio. Mamma mia, ma pesantissimo! Oh, issa! Oh, issa! Ehi, Annie, guarda che abbiamo trovato il tesoro! Ehi ragazzi, ma è meraviglioso! Siete stati bravissimi! Ma cosa c'è dentro? Sono 20 monete d'oro e un teschio del pirata. Evviva! Questa sì che è una bella notizia! Ehi ragazzi, ora che avete trovato il tesoro sarete stremati. Perché non mangiate qualcosa? Sì, magari sono veramente stanco. Ho molta fame. E allora coraggio ragazzi, ho preparato questa buonissima zuppa per voi. Grazie, Annie. La tua zuppa era meravigliosa. Ragazzi, forse ora è meglio che andiamo a riposare, anche perché questo posto è pieno di coccodrilli e di animali feroci. Hai ragione, prima ho avvistato un giaguaro, domani andremo a cacciarlo. Allora buon riposo, ragazzi. Grazie Annie, ciao, buon riposo anche a te.